Grazie. Come avevo già avuto modo di comunicare ai consiglieri interpellanti in occasione della discussione che aveva caratterizzato la mozione 3 del 2012, se non ricordo male, quella avente ad oggetto tutela della salute del territorio della zona del Gerbido, che poi è stata approvata dal Consiglio Comunale il 16 gennaio del 2012, anche in quella sede, lo faccio anche qui oggi, avevo ribadito che l'amministrazione non è in alcun modo coinvolta nel trasferimento dei servizi industriali e, così come avevo fatto in quella occasione, rifaccio oggi, esprimo parere favorevole nei confronti di quell'atto che chiedeva, di stimolare. Giudicavo quell'atto un utile stimolo da parte della nostra Assemblea nei confronti degli enti sovraordinati e competenti rispetto all'individuazione di una soluzione a questo problema. Soluzione che nel frattempo non è stata praticata perché, come ci riferisce l'amministrazione provinciale, opportunamente interpellata dal sottoscritto, che ha una parte della responsabilità, perché per quanto riguarda gli aspetti autorizzativi, la competenza naturalmente della provincia, l'ente provincia, per quanto riguarda invece la possibilità di un esproprio e quindi un successivo trasferimento, come sappiamo, la competenza della Regione Piemonte, che tra l'altro nel 2004, come ricorderò in questa nota, aveva già avviato un procedimento di esproprio. Comunque il sito su cui ricade l'impianto della Servizi Industriali SPA, già SADI, Servizi Industriali SPA, ora Ambientesis SPA, è stato interessato dal 1998 da un accordo di programma stipulato tra Comune di Orbassano e Comuni limitrofi, Regione Piemonte e Provincia di Torino per la sua rilocalizzazione nell'ambito delle opere connesse alla realizzazione dell'interporto di Torino e al centro agroalimentare. L'accordo di programma prevedeva tra le condizioni necessarie per la rilocalizzazione dell'impianto l'individuazione concertata di un sito di atterraggio che ad oggi non è stato individuato nonostante alcuni tentativi. Nel 2004 la Regione Piemonte, nella Direzione Trasporti e Navigazione, ha attivato un procedimento di esproprio sulla base di un piano per gli insediamenti produttivi, PIP, appositamente predisposto. Tale procedura di esproprio contro la quale l'impresa ha presentato ricorso non si è mai conclusa. Allo stato attuale la procedura di esproprio è decaduta, essendo venuto meno il piano per gli insediamenti produttivi, ovvero quello strumento di pianificazione urbanistica che ne costituiva il vincolo preordinato. Il servizio di pianificazione, gestione rifiuti, bonifiche e sostenibilità ambientale della provincia di Torino ha provveduto al rinnovo periodico delle autorizzazioni di propria competenza per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti in essere sino al 2007, anno in cui è stata denegata l'autorizzazione integrata ambientale. A seguito di ricorso al TAR avanzato dalla società e sulla base delle risultanze di apposita consulenza tecnica d'ufficio disposta dal giudice amministrativo, l'AIA, quindi l'autorizzazione integrata ambientale, è stata concessa, superando di fatto tutte quelle problematiche emerse, individuando specifiche prescrizioni e condizioni per l'esercizio delle attività secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La società ha ottemperato puntualmente a tutte le richieste avanzate dall'amministrazione provinciale. Ad oggi la situazione dell'impianto dal punto di vista tecnico è significativamente cambiata, avendo la società realizzato importanti interventi tecnici che ne hanno oggettivamente migliorato le prestazioni ambientali. Non sono riscontrabili, questo ci scrive la provincia questi giorni, ad oggi elementi tali da non consentire la prosecuzione dell'attività. Infine il consigliere chiede naturalmente evidenza del rapporto con la società TRM per il trattamento, recupero, smaltimento di scorie. Per quanto concerne le procedure indette dalla società TRM per individuare operatori autorizzati e specializzati nel servizio di trattamento e recupero di scorie, ceneri, in particolare ceneri leggere e prodotti sodici residui, l'azienda ha già pubblicamente ricordato, l'azienda TRM, che tali gare ad evidenza pubblica sono state indette a livello europeo. La SADI Servizi Industriali ha potuto partecipare a tali procedure in quanto detiene tutti i requisiti di partecipabilità previsti. Tali affidamenti in ogni caso cesseranno con la fine dell'esercizio provvisorio, in quanto il bando di gara per la cessione di una quota dell'impianto prevedeva che lo smaltimento dei residui dell'impianto fosse uno dei compiti operativi affidati al socio industriale.
Nel caso specifico, l'aggiudicatario, essendo, come i consiglieri sanno, essendo stato Iran Ambiente, che ha presentato un progetto, presentando un progetto per il recupero integrale delle scorie, si farà carico, successivamente alla fase di esercizio provvisorio, anche del trattamento, recupero e smaltimento delle ceneri di cui è oggetto. Grazie. Consigliere Bertola. Grazie, Assessore, ma mi fa piacere che lei ribadisca il fatto che lei concorda con la mozione che aveva presentato all'epoca il Movimento 5 Stelle, parliamo di 2 anni fa, approvata da tutto il Consiglio Comunale, che chiedeva per l'ennesima volta, peraltro, lo spostamento da servizi industriali, che è stato, peraltro, deciso e concordato da tutti gli enti locali, comuni, regioni, province, fin dal 1994, ribadito ogni occasione in tutti gli accordi relativi, prima accordi relativi in generale alla situazione ambientale della zona, e poi in tutti, in particolare in tutti gli accordi relativi all'inceneritore, in quanto una delle condizioni poste dai comuni e anche dai cittadini della zona per l'inserimento dell'inceneritore fu quella di far spostare servizi industriali, cioè si disse va bene, ci mettete qui un impianto inquinante come l'inceneritore, allora perlomeno chiudiamo questa vicenda del servizio industriale che si trascina da 20 anni, almeno quella, concludete le procedure e mandatela via, perché comunque è un'azienda che mi fa piacere anche sentire che secondo la provincia ha migliorato l'impatto degli impianti, ha fatto investimenti e così via, però è sempre un'azienda che pone dei rischi ambientali e fa delle attività ecologicamente problematiche. E però appunto mi fa piacere sentire che l'amministrazione è d'accordo, come è d'accordo da 20 anni, però poi questa cosa non viene mai fatta. Allora la domanda è, in pratica, che cosa ha fatto l'amministrazione di Torino per ottenere lo spostamento? Cioè, al di là di dire che siamo d'accordo, cioè in questi 2 anni ha fatto una telefonata, una cosa alla provincia, si sono parlati il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della regione, tutti gli enti competenti per dire come facciamo a mandare via questo impianto, dove lo spostiamo, come si fa, perché mi sembra anzi che siamo tornati indietro, cioè la procedura di esproprio è iniziata 10 anni fa quasi, adesso è decaduta, cioè abbiamo perso anche quel poco che si era cominciato a fare. E quindi appunto va bene la dichiarazione dei principi, ma poi uno dovrebbe metterci dei fatti dietro. Capisco che la città non possa direttamente fare nulla su questa roba, e questo sono d'accordo, però cioè, non è che possiamo dire che la provincia è un'altra roba che non c'entra niente con la città, non ci conosciamo, non ci parliamo, è colpa loro. Anche la provincia, ovviamente, qualcuno dovrebbe chiederle conto, se non altro sul piano politico, se non su quello amministrativo, perché abbia continuato a rinnovare le autorizzazioni ambientali, abbia permesso all'impianto di andare avanti e così via. Perché poi appunto la provincia rinnova dicendo ma comunque hanno fatto gli investimenti, va bene. A quel punto TRM fa la gara per smaltire le ceneri del genitore, dice ma allora sono in regola, ha partecipato alla gara, l'hanno vinta, e capisco, giusto, hanno partecipato alla gara, l'hanno vinta, sono in regola, però è un gioco delle tre carte in cui alla fine tutte le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica si girano la responsabilità, però questa roba continua ad andare avanti perché alla fine è sempre colpa di qualche altra istituzione che non avrebbe dovuto fare, che non avrebbe dovuto agire in quel modo lì. E quindi, francamente, io chiedo un impegno su questa cosa, cioè, perché non è concepibile che si faccia un accordo generale per piazzare un impianto in un punto, già digerito male con tutti i problemi che comporta, eccetera, eccetera, ma non riapriamo qua la vicenda inceneritore. E allora, come compensazione, si dice almeno portate via quella roba lì, e poi gli enti locali vanno avanti, si realizza l'impianto e la compensazione non viene data, però si fanno le piste ciclabili e i parchetti e cose, però, cioè, francamente mi sembra una presa in giro totale da parte di tutti gli enti pubblici messi insieme, che magari dovrebbero parlarsi, anche perché poi tranne forse la regione in questi anni sono tutti dello stesso colore politico, verso i cittadini. Grazie.